E buon pomeriggio, fratelli e sorelle bianconere e cari amici iscritti del canale. Allora, hanno chiuso il canale di Nati per Vincere, hanno chiuso il canale di Donato Inglese, hanno chiuso il canale di Gianluca Castellano e hanno chiuso il canale anche di Diego Ligorio. Il motivo, ragazzi? Semplice. Praticamente loro sponsorizzavano le magliette. Magliette di quei siti là, UFOcalcio, OK Calcio 91, OK il prezzo è giusto, eccetera, eccetera. Insomma, tutti quei siti farlock, siti cinesi là, che praticamente ti danno 100-200 euro e tu gli fai sponsorizzazione. E in più ogni mese ti mandano 4-5 magliette. E niente, ragazzi, per questo è stato il motivo per cui gli hanno chiuso il canale. Allora, innanzitutto, a me mi dispiace tantissimo. Umanamente mi dispiace tantissimo, ragazzi. Mi dispiace tantissimo perché erano canali non dico ben avviati, ma cioè, c'era David Siracusano, no? Alias Nati per Vincere, che era quasi arrivato al traguardo dei 50.000. Era quasi arrivato a 50.000 iscritti, ragazzi. 50.000 iscritti te riesci a portare un buon stipendio a chiesa. Poi lui, bravissimo, grandissimo intrattenitore con le sue live, con i suoi video, quindi penso che un qualcosina in tasca se lo metteva anche di congruo. E quindi perdere il canale per guadagnare, per racimolare quella 100, 200 euro in più, sinceramente, fa un po' storcere il naso. Da noi c'è un proverbio che dice: chi magna sa c'ndors. Capì? Chi mangia troppo si strozza. Mi dispiace tantissimo anche per gli altri, per Donato Inglese, scusami, per Gianluca Castellano, per Diego Ligorio, insomma, tutti youtuber noti, affermati. Ma purtroppo, ragazzi, sono scattati i controlli a tappeto e hanno controllato oltre 100.000 canali, se non di più. Il discorso, quale, ragazzi, è che loro praticamente inserivano tutti i dettagli dei prodotti nella descrizione. Il problema è che praticamente prima di caricare il video, quando si fanno questi tipi di sponsorizzazione qui, si dovrebbe bannare diciamo, la casella include promozioni a pagamento. Praticamente tu dichiari, ok, che stai praticamente facendo una promozione a quel sito là e ci stai guadagnando. Loro questo non lo facevano, almeno Nati per Vincere e Donato Inglese non lo facevano. Non so Gianluca Castellano e Diego Ligorio se lo facevano, se barravano la casella include promozioni a pagamento, quindi non mi permetto di giudicare. Però ragazzi, quando si tratta di questi siti farlocchi, purtroppo bisogna andarci molto cauti, bisogna andarci con i piedi di piombo. Io per esempio adesso, in privato ho appena contattato Tifosiamo, ragazzi. Io sono amico di Tifosiamo, ogni tanto ci sentiamo in privato, scambiamo quattro chiacchiere. E gli ho appena detto, perché lui è un altro che sponsorizza i canali, diciamo, queste cose qui delle magliette. E gli ho detto: stai attento, Stefano, stai attento, perché hanno già chiuso i canali di questi youtuber qui. Non vorrei che succedesse la stessa cosa a te. Ti do il consiglio da amico, ti do un consiglio da amico. Fermati, smetti di fare promozioni a queste cose qui, altrimenti rischi di andare incontro alla chiusura del canale. E io, poi, ovviamente, da amico, ripeto, gli ho detto questa cosa qui. Poi lui è libero di fare ciò che vuole, ci mancherebbe altro. Però, da amico, quale lo ritengo e mi ritengo di essere, gli ho consigliato di smettere. Gli ho consigliato di smettere. In questo momento sta facendo la live Max Le Chaises sont Faites, ma ha già parlato di quel che doveva parlare, era anche in live Gianni Bianco e stavano proprio parlando di questa cosa qui. Anche Demon Quaid sponsorizza le magliette, quindi signor Demon, attenzione a sponsorizzare queste magliette di questi siti farlocchi, perché potresti andare incontro alla chiusura del canale. Sarebbe veramente un peccato, sarebbe veramente un peccato. Quindi ti taggo nel video e spero che lo guardi, e spero che lo guardi. E niente, ragazzi, dispiace, ripeto, mi dispiace tantissimo, però non vale la pena, no, veramente non vale la pena per 100 euro in più, 150, 200, quanto cacchio vi danno di sponsorizzare questi siti qua, di perdere l'approvvigionamento che vi dà
YouTube ogni mese, perché io penso che voi farete minimo il triplo di quello che vi danno quelli con le sponsorizzazioni. A me fino ad oggi, ragazzi, non mi ha contattato nessuno. Onestamente parlando, ve lo dico proprio con il cuore in mano, non avrei accettato, perché sti cose cinesi qua, sti siti di cinese, sito Farlock, non mi hanno mai detto nulla, e quindi qualora lo faranno, assolutamente rifiuterò. Poi, oh, se arriva un sito originale, tipo un sito dell'Adidas, un sito della Nike, dice che mi fai la sponsorizzazione, allora io dico sì, te la faccio la sponsorizzazione. Ma perché? Perché so che è un sito originale, perché so che è proprio l'Adidas, è proprio la Nike che mi ha contattato, non UFO Calcio, OK Calcio 91, OKCalcio.com. Che cazzo di siti sono questi? Con rispetto parlando. Detto questo, ripeto, piena solidarietà a questi youtuber, nonché amici o colleghi di YouTube. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. Vabbè, è sempre Forza Juve, anche se non sarebbe il caso in questo video di dirlo, ma diciamolo lo stesso. Sempre Forza Juve.